Una diretta, Due persone. due anime ci sono, direttamente da Malta, alziamo la valletta, siamo a fare una passeggiata finalmente dopo un po' di giorni in casa, non per il lockdown ma per lavoro. Stasera finalmente abbiamo deciso di uscire un attimo, che ora sono le 10:30 passate, 11 quasi. Di solito qua, cioè di solito a quest'ora in Italia sono tutti barricati in casa con il lockdown, e qua invece fortunatamente per adesso non c'è nulla di tutto ciò. I bar, i ristoranti sono aperti, come si può vedere, però ovviamente non faccio Non c'è vedere. poca tinta di niente. Vabbè, non c'è tanta, però è aperto, cosa che in Italia è chiuso, tutto, eccetera, eccetera. Quindi piano si scivola. Ovviamente noi ci siamo premuniti, anche noi con queste mascherine da ciufola. Adesso metto basso un attimo perché ovviamente per privacy. Infatti questi qua si tutti senza mascherina. Sì. Come potete vedere, se avete intravisto qualche persona è seduta fuori a mangiare ma senza mascherina. Adesso vediamo Chiuso, no? Questo è qua. sempre Per aperto. Chiuso. adesso qua è chiuso, là c'è la fontana dei, cos'è? Tritone? Tritone. Adesso qua è chiuso, vabbè che sono anche le 11 più o meno, boh. Vediamo un po', facciamoci una passeggiata. Vabbè, qualcuno c'è, le coppiette, alla fine due persone, due persone. Anche qua il ristorante, ah no, l'albergo, il coso, è aperto. Vabbè, questo è i negozi anche, penso che sono chiusi. Non ci sono. Bisognerebbe venire di giorno per vedere. Ogni tanto si vede qualche anima viva che cammina per svagarsi un po', ovviamente. Ognuno c'ha la mascherina, a parte quelli là. No? Qua c'è il negozio, quella della banca. Sì, ogni tanto si vede a due qualcuno, però per il resto adesso è tutto, diciamo, tranquillo. Chiedo di patatine fritte in McDonald's. No, non lo sento. McDonald's ovviamente è aperto. Sì, si è aperto, McDonald's qua a No, Spaltomera chiuso. sta chiudendo forse Ah, adesso. Vabbè. sì. Gente Beh, dentro non ce n'è. ma perché magari sta chiudendo, però comunque fino adesso era aperto. Anche perché hanno buttato appena i sacchi, quindi presumo che stanno chiudendo. Dove stai? Niente, vabbè, ovviamente i negozi sono chiusi perché loro sono chiusi, in un certo orario chiudono, però quel ristorante lì che abbiamo visto prima era aperto. E poi c'è due persone, una coppietta che si fa la passeggiatina romantica, serale. Questi, Chiuso. e niente, vediamo. L'amorino è chiuso. Vabbè, sì, gelato, figurati. A vedere Mai se. per gelato in Italia. Infatti, bisogna vedere se c'è qualche altro locale aperto, ristorante, a parte quello che abbiamo visto all'inizio. Dov'è che c'era la zona dei ristoranti? Queste mascherine della Cipa, che poi c'è i segni. Anche sto locale è chiuso, stanno chiudendo anche qua. Sì, tutti chiusi. Stanno chiudendo, però penso che qualcuno c'era perché vedo che comunque devo andare. Devo andare, che qualcuno stava lavorando, che qualcuno seduto si vede. C'hanno anche qua paura del virus, sì, perché il virus alle 11 di sera esce fuori Zona tutti. fino a zona tutti, fino alle 5-6 del mattino, che cazzo è? Poi dopo decide di tornarsi a dormire perché è andato troppo in giro di notte, si è stancato e
si riposa per poi ripartire ancora di notte, no? Poi la cosa buffa. D'altronde dicono che il virus viene dal pipistrello, il pipistrello gira di Di notte, infatti c'è un po' di gente qua seduta nel locale senza mascherina che mangia, beve, fuma, fa ognuno quel cazzo che vuole, quindi qualche anima c'è, anzi la stronzaggine anche del virus è che quando sei seduto devi, cioè non c'è problema, puoi stare anche senza mascherina, tanto non ti succede nulla, no? Poi se stai con 5-6 persone o 7 persone, ma cosa hanno fatto? 5-6 persone, diciamo, appiccicate come questi, che sono in 4-5-6, non fa nulla. Se invece ti alzi, perché il virus diciamo, è a una certa altezza, no? Cioè non è che dice, vabbè, questo virus circola in alto, quindi chi è alto più di 1,60 si becca, no? Quando si alza devi mettere la mascherina perché il virus è in alto e quindi ti prende, no? Mentre sei una seduta, no. Vabbè, la cazzata del secolo, eccetera, eccetera. Adesso vediamo un po'. Comunque sono tutti cosi qua, luminari, tutti colorati, perché non ho capito cosa sono. Adesso andiamo a vedere qua dei nostri amici che c'è una pizzeria, se sono aperti o se sono chiusi anche. A parte oggi cos'è? Martedì? Se non sbaglio mica il martedì erano chiusi? No? Forse? Non mi ricordo. Che i nostri amici che hanno il locale anche a Smart City, che fanno una buona pizza. Passa uno che fanno una buona pizza, e sono alla Valletta, gli facciamo pubblicità, che loro, vabbè, fortunatamente sono aperti e lavorano praticamente con il delivery. Perché visto che qua la Valletta, essendo la capitale di Malta, è anche un posto pieno dove ci sono i locali, i ristoranti, dove c'è di solito tanto turismo, vabbè, a parte adesso, quindi era sempre pieno a quest'ora, tutti i locali anche aperti, e visto la situazione, il turismo è andato a farsi benedire, eccetera, eccetera. Hanno deciso di fare il delivery perché ovviamente qua i ristoranti chiudono, che ne so, e quindi per, diciamo, guadagnare hanno deciso di fare anche delivery. Infatti stanno guadagnando abbastanza, più o meno, col delivery, perché hanno proprio detto l'altra volta che l'80-90% dell'economia qua, la Valletta, l'è crollata. Loro ovviamente l'hanno vissuta perché essendo qua che lavorano, rispetto a prima che appunto c'era locali aperti, sempre un casino, adesso non c'è un'anima viva, quindi l'hanno subito visto sta cosa. E siamo qua alla Valletta, figurati negli altri posti. Comunque, adesso stiamo salendo la strada, che qua la Valletta è su e giù, tutto su e giù, tutto su e giù. C'è il fiatone, qua è dove è il locale che era prima. Questi qua camminano tranquillamente, quella lì anche senza mascherina. Vabbè, ma fa bene, meglio così. Qua tutto chiuso. Qualche localino aperto l'abbiamo visto. Qualcuno. C'è il fiatone. Abbiamo fatto la scalinata. Poi questa roba qua addosso che ci abbiamo non è. Fa un po' fatica a respirare.
diciamo sempre meglio della classica mascherina che ti tappa il naso e non riesci a respirare. Questo almeno sto visore ti dà la possibilità di respirare nonostante c'è il fiatone, però la cosa che ho notato è che quando comunque respiri, che fai uscire dalla tua bocca l'aria, il vetro si appanna, quindi non vedi il cazzo. Qua è tutto deserto. Alice uno seduto, tranquillo, che era lì. E basta, silenzio. Vediamo un poco per svagarci. Adesso me la sono tolta perché c'ho sete. Ovviamente con sta roba qua fai fatica a bere. C'ho sicuramente il segno. Adesso beviamo un poco. Già avevo sete. Dopo la salita rimettiamoci sta cazzo di roba qua. Mi sembra di andare a lavorare in fabbrica. Quelli che saldano le cose, vuole uguale. Vediamo un po'. Almeno c'è una passeggiatina di svago, notturna. Qua sono tutte le cose dove possiamo andare per fare qualche altro giro. Il capo Andiamo cosa dice? su di là, facciamo un giro fino alla piazza. Ah, l'altra piazza, Sì, De Tritone, magari, di là. di qua bisogna andare, se non esatto Così se è vediamo un tritone. po', vi facciamo vedere il Tritone qua. C'è anche il kit del pronto soccorso? Sì, perché c'è il coso cardiaco. Coso deve valere, quando magari c'è un'emergenza così. Cioè, nel senso quando Il defibrillatore. uno cammina, no? Ma nel senso, Coso. 2 anni ho sentito qualcuno, ho intravisto qualcuno che cammina oltre a noi. Dov'è il tritone? Di là? Sì, è quello là. 3 anime, altre 3 anime che camminano. Non siamo soli. Max Mara. Adesso pian piano ci incamminiamo verso la fontana di Tritone. Lo fanno i Teatro. concerti, Sì, mi teatro. ricordo, teatro all'aperto, dove ovviamente è chiuso, che facevano i concerti. Forse una volta l'avevamo non visto, ma sentito da fuori che c'era tipo l'orchestra, qualcuno che faceva, che suonava. Sì, secondo me è chiuso proprio. Perché le volte che venivamo qua era l'unico che fino a mezzanotte, l'una di notte, quando diciamo uno anche gli scappa di andare in bagno, era l'unico aperto Burger King e uno diciamo ne approfitta, no? E invece è chiuso anche altre volte quando veniamo qua molto prima, l'orario chiuso. Piano piano stiamo arrivando alla Fontana di Trevi, qua. La fontana dei tritoni. Fontana di Tritone. Vediamo un poco. Mi piacciono. Ma. Senza tetto. Eh? C'era uno senza tetto.
Che qua è bello grande, siamo sopra il ponte, come bello alto. Per chi soffre di vertigini come me è l'ideale. Bello alto, mi chiedi lì, piano piano, perché è buio, poi con la mascherina non vedo poco. C'è il coso lì, che in teoria quella lì era la ferrovia, no, la metropolitana, cos'è che era? No, è ferrovia. Ferrovia, giusto, che però poi, che sicuramente era in uso anni fa, penso, tanti anni fa, però poi adesso chiusa. Teoria volevano farci la metropolitana. In teoria dovevano farci la metropolitana, no, ma poi il progetto, quello che dicevano che l'avevano forse approvato anche quelli di Gozo, Boh, che profondo. dicevano no, non della metro, del tunnel, Sì, ma dovevano parlarne. autostrada lì, ti ricordi? Sì. Che l'hanno approvato, però lo devono ovviamente Ma fare. non lo so, non provare. Sì, l'avevano approvato Boh, perché ti ricordo. Quelli di Gozo avevano accettato, approvato, proprio i cittadini, i Gozi Ah, Tiani, vegetale. Gitani, e che fra tot anni faranno l'autostrada che collega l'isola di il Tunnel. tunnel, che regola tra Gozo e Malta. Malta. Eccoci qua. Allora, qua il tritone, qua c'è il gradino, Insieme. i sieri, qua c'è una bella fontanina, fresco anche. Dai, una coppia che sta in intimità, ovviamente, e niente, senza mascherina, quindi ovviamente sono in intimità, come giusto che sia, si abbracciano, si baciano, visto che adesso le regole sono vietate, no? Quelle che non ci si può baciare, abbracciare, cazzate varie, no? Che dicono. Ovviamente la coppia, bacino, con mascherina, bacino, che noi. Aspetta, me lo tolgo che mi ha rotto i bai. Un attimino, però è meglio questa, diciamo, che quell'altra, vero? Sì, più comune. Anche se non è che protegge. No, anche questa non è che protegge molto, però rispetto all'altra che fai fatica a respirare, perché sei lì che c'è l'affanno, esci con questa trasparente qua, un po' meglio. È più ingombrante, perché è ingombrante. Abbiamo il contatto umano. Rifallo, contatto umano. Manina, contatto umano. Ah, che bello. Bacino, contatto umano. Il casco. Perché mio amore è un po' scoglionato, poi tanto se posso, però non c'è nulla di male. No, è un po' triste vedere la Valletta che prima era tutta sempre piena in questo periodo qua, adesso invece se ne vede quasi Turisti a nessuno. go go, invece adesso Tristezza veramente. tristezza questa roba. Cosa ne pensi di sto virus? Sicuramente esiste, non è che dico che esiste, però ne stanno facendo veramente una tragedia, come c'è tutto. Sono troppe cose che non quadrano, che non vanno come si deve, quindi vediamo. Poi si dice, se non rispetti le regole sei un negazionista, ma non sanno neanche che cazzo vuol dire la parola negazionista. Infatti, Quindi, sparano a zero solo non perché c'è un complottista, non c'è solo neanche perché un certo nessuno. Conte, mica lui ha dato la parola negazionisti, l'ha inventata lui? No, non Cioè ricordo no, l'ha mai. inventata, però l'ha No, detta, i sono vari negazionisti. giornalisti di sistema che dicono basta.
E poi da lì, per ogni persona che diciamo la pensa in modo diverso, c'è più cazzo che sta, che cazzo che sta. Ormai non si, Bah. non si è più liberi di Fare esprimere quello nulla, che di pensi. esprimersi, non fare più nulla, se le cose che facevi tranquillamente un anno fa, come facevi prima, tipo andare a fare la spesa, farmacia, No, no, non nei esiste. negozi, passeggiare per terra, il solo, diciamo, abbracciarsi con la persona, con Hanno l'amica, basta, distrutto il tessuto tutte sociale. queste cose così come le fanno giustamente. Hanno registrato. Giusto? Ovviamente adesso c'è, uno non può andare in farmacia se non c'è la mascherina, non può andare a fare la spesa se non c'è la mascherina, anzi piuttosto muori di fame, però non ti fanno entrare a fare la spesa senza mascherina, però intanto sono lì che dopo 5 minuti parlano con la collega senza la mascherina e fumano. Anche lì lasciamo stare. Sì, no, infatti poi fa ridere proprio anche questa cosa dei fumatori. Io non sono Ma fumatore, neanche io, e non vorrei mai essere. finché tieni sulla mascherina per fumare, cioè se non la tieni giù per fumare va bene, se invece non la tieni su perché vuoi respirare, allora Va non va bene. bene, no? Ma poi pensa a quelli che tengono la mascherina, tirano giù la mascherina per fumare, poi subito la mettono sopra. Secondo te quelli che fumano, che hanno finito, diciamo, di fumare, il loro alito, il Sì, il loro loro proprio, il loro respiro. respiro Anzi, è ancora di peggio. cosa sa? Di fumo, e tu di conseguenza No, no, ma non è tanto quello. mettendola su. Non è tanto quello, perché allora si dice di portare la mascherina per proteggere gli altri dalle tue goccioline di Di droplet, no? cose, sì. Perché all'interno del droplet ci dovrebbero essere, in teoria, dentro il virus, no? Ok? Però se fumi, quando poi butti fuori il tuo fumo, che soffi per buttare fuori il tuo fumo, lo spargi in giro peggio che non del tuo respiro normale, capito? Però lì va bene, Però lì lì va bene, c'è il perché tempo che ovviamente lo Stato ci guadagna, guadagna, ma poi perché c'è c'è il monopolio sui tabacchi, e quindi lì va ovviamente bene, lì le poi fai niente se tabaccherie viene il sono tumore. aperte, perché ovviamente in Italia c'è il lockdown dove alle 6 o che ne so gli orari più assurdi, Però i tabacchi li puoi andare a fumare. adesso sono tutti chiusi, ristoranti, ristoranti, pizzerie, sport che fanno bene, attività che fanno bene alla salute, al fisico, quelle sono chiuse, tutto quello che fa bene è chiuso, mentre quello che non fa bene è aperto, come tabaccai, eccetera. Vabbè, un po' controsenso, no? Quindi uno Vabbè, può, scusa. bisogna anche un po' riflettere queste cose. Sì, no, sono troppe cose che non quadrano, anche qua a Malta, cioè, Cioè, poi anzi, adè. bene o male, qua a Malta siamo più messi un po' meglio Sì, rispetto qua a all'Italia. Malta è diverso, nonostante, vabbè, che c'è l'uso della mascherina obbligatorio dentro e fuori, cioè, che senso ha? Poi Sì, c'è. poi su una popolazione di, se vogliamo parlare, visto che rompono tanto le balle sui numeri dei contagiati, Vabbè. allora, cioè, io mi dico, cioè, e dei morti soprattutto, no? Poi ci sono i morti sempre, ogni anno, per qualsiasi cosa, purtroppo, cioè, tutti muoiono, non siamo eterni magari, Siamo tutti, immortali. Quindi prima o tipo, poi poi. ti dicono, cos'è che ti dicono? Ah sì, non hai rispetto dei morti, dei parenti dei morti e così, no? Allora scusa, tutte le persone, tu, cioè è più importante il parente di uno che muore di coronavirus che non il parente di uno che muore di Di altre tumore o ai polmoni patologie. o di un incidente o cose del genere? Sì, che poi quelli sono Quelli spariti non ho, di tutti. quelli non hai più rispetto? Quelli sono spariti tutti, perché ovviamente se uno non è malato di tumore, certo mica glielo augura, però per dire tutti quelli che muoiono di tumore e di ictus e Ma anche di semplice, incidenti uno incidente stradali, che ogni stradale. weekend in Italia, mi ricordo quando guardavo il telegiornale in Italia, ogni weekend ce Strage n'era di un. qua, strage di Strade qua, di strage là, è uscito dalla discoteca, vedevi la macchina sfracassata, quattro ragazzini tutti morti. Cioè, quello ogni weekend, neanche ogni anno, ogni weekend. E quindi era la solita solfa. Quest'anno quelli lì sono tutti spariti. Anzi, no,
ci sono, diciamo, purtroppo, Continua come come quelli dei tumori, ictus e via dicendo, però purtroppo li segnano tutti come Covid. Non è che lo dico io perché sono esperta, ma leggendo, informandomi su altri medici e da anche altre dai su canali ufficiali, certo. ufficiali in internet lo dicono, c'è qualsiasi dottore, Zangrillo, Bassetti e Tarro e Ragatti e tutti comunque quelli, diciamo, che hanno 40 anni di più di esperienza, Anche gente che lavora sul campo negli ospedali. ma anche quella, cioè, tutti dicono queste cose, solo chi, diciamo, non è molto fa comodo. Poi cosa ne pensi dei tamponi? Ma ci sono degli studi che hanno fatto sul tampone. Anzi, c'era il signor, il dottor Stefano, adesso non mi ricordo. Bassetti, no, non No, era. no, era un altro proprio, questo proprio aveva fatto proprio, c'era proprio anche un articolo sul suo sito, così, che diceva, che faceva vedere proprio i tamponi, che praticamente il risultato, quantificando il risultato del tampone, che c'era scritto praticamente cioè, se prima a marzo praticamente per essere risultare positivo al Covid dovevi risultare praticamente positivo A avere tre. a tre praticamente dopo mi viene il termine comunque catene di RNA specifiche del Covid. Adesso dopo praticamente prima che venisse la seconda ondata hanno tolto quel limite lì praticamente, e basta che sei positivo A a una sola uno catena di e basta. RNA, allora sei positivo al È Covid. subito, quindi tu è a gogo, tamponi a gogo. Ma poi leggevo anche che praticamente lo stesso inventore Il tampone? del test PCR del tampone, così praticamente diceva che se praticamente tu fai troppi cicli per ottenere i risultati del test, praticamente il test risulta da dei falsi positivi, parece sopra adesso non parlo No, tanti cicli. 90%, Sì, era. 90-95% dei Adesso falsi non mi ricordo quanti positivi. cicli così Qualche. del PCR che No, fai tu. poi che mi ricordo, avevo visto, ascoltato, letto che, anzi ascoltato, che lo stesso quello lì che aveva inventato il tampone, cioè il tampone che aveva inventato, Questo non vicino era neanche fatto apposta per per questo questo tipo virus di test. SARS-2, eccetera, ma per un qualsiasi virus che aveva forse inventato tempo fa, che c'era, che ovviamente con quello che c'è adesso in giro, quel tampone lì non funziona, non è efficace perché è sbagliato. E quindi da per forza farsi positivi. Poi figurati, nuovi casi, contati come nuovi casi quando non ne sono nuovi casi. Ad aggiungere No, no, non so più voglio parlare di queste cose. altro. Ma basta, chiudiamo la comunicazione con Malta. Bravo. Cioè, in pratica adesso vediamo il cartello qua, che prima non l'avevo visto. Dice la Valletta, c'è Christmas in the city, Valletta, from 20 novembre. Quindi praticamente questo mese vedremo. Oggi cos'è? 10? No, 9. Oggi è 9, 9. boh. Christmas 20 novembre, Valletta. Ministero del Turismo, Ministero della... Boh, vedremo. Il 20 novembre, se non abbiamo nulla da fare, veniamo qua e... A parte che non so cos'è, weekend, può darsi. Vediamo un po' se c'è qualcosa. Adesso ritorniamo all'Andrè, verso la macchinetta. Qua c'è ancora un po' di gente che qua seduta tranquilla, che mangia, beve, tranquilla. Mi torniamo a casa. Buonanotte a tutti. Vabbè, questo video sicuramente lo pubblico poi questi giorni di giorno, quindi
Non è buonanotte, ma buongiorno. E niente, che ore sono adesso? Quasi mezzanotte. Allora, di Cenerentola si deve andare a dormire. La carrozza qua. Ok. Ciao a tutti, buona serata. E alla prossima diretta da Malta, la palletta. Bye bye. Bye bye. Bye bye.